Ci troviamo con Tommaso Giacomelli in quella di Anterselva. Allora, Tommy, bel risultato oggi, secondo posto alle spalle di Dominic Vindici. Sì, dai, sono stati due weekend di gare estive molto positive, ho avuto tanti buoni riscontri sia al tiro e anche sugli skiroll, chiaramente giornata più, giornata meno, però sono molto contento di queste due settimane, ho lavorato molto bene. Ecco, proprio questo, vedevo, al tiro hai dato l'impressione di aver fatto progressi. Sì, diciamo che in piedi ho sempre avuto una buona stabilità, avevo solo bisogno di trovare un po' di equilibrio tra, diciamo, la mia velocità e ovviamente la precisione. E al momento, per adesso, sembra che lo abbia trovato, perché in piedi sto sporando molto molto bene e anche da terra ho avuto dei bassi 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 in estate. Però ho sempre cercato di trovare delle soluzioni per migliorare. Ovviamente questa fase fisicamente, insomma, è sempre un po' tosta per voi, no? Venivate appunto, siamo arrivati alla fine di un periodo duro di lavoro, mi dici un po' come siete arrivati in questa fase finale? Ma diciamo che tutti abbastanza con le ossa rotte, diciamo, perché siamo tutti parecchio stanchi, si vede anche da come sciamo, che non siamo più tanto esplosivi, tanto veloci, però ci fa bene, sono sicuro che questi allenamenti daranno i suoi frutti in inverno. Cosa significa per te preparare nella squadra A una stagione che però è la stagione olimpica? Ma sicuramente è molto importante, perché chiaramente allenarsi con gente forte fa bene e ti fa migliorare, perché ti stimola. E io e Dido siamo molto giovani rispetto a tutti gli altri atleti che ci sono in Coppa del Mondo, però non siamo più giovanissimi, cioè uno giovanissimo adesso è uno di 18 anni. Io e lui adesso abbiamo un discreto bagaglio di esperienza e cercheremo di sfruttarlo al meglio. Fa piacere ricevere anche i complimenti dall'estero, insomma, anche con anche Mazé, per esempio, a volte ha parlato di voi, ma anche giornalisti di altre nazioni. Sì, chiaramente fa molto piacere, si sa che chi raggiunge certi risultati fa parlare di sé, nel bene e nel male. E chiaramente fa molto piacere ricevere tanta stima anche dai tecnici esteri, e ci aiuta, diciamo. L'ultima, se volevo chiederti, questa domanda fatta anche ieri a Didier, non so se hai visto le immagini del Martin Fourcade Nordic Festival con tantissimo pubblico, anche qui abbiamo visto alcuni tifosi sono venuti a vedervi. Quanto sei curioso di gareggiare in Coppa del Mondo con i tifosi? Ma moltissimo. Luki continua a dirci che la prima volta che faremo Coppa del Mondo col pubblico ci porterà uno scatolone pieno di Pampers, perché ecco, è convinto che ce la faremo addosso. Però sono veramente molto molto curioso di fare questa nuova esperienza di fronte a tantissime persone che ci urlano dietro.